Qual è la particolarità della toma di queste parti? Cosa di particolare? Ma io penso che dipenda dall'erba, La cosa principale è quella, dalla qualità dell'erba. Però c'è la tranquillità del posto che è inappagabile, insomma. Saremo su, saremo lontani, siamo senza, come dire, senza comodità, però è una vita che io non cambierei, ecco. Poi sono nato qui, quindi sarebbe, non sarebbe naturale, ecco. Accendere il fuoco, mettere l'acqua a scaldare, far lavare qua i vuoli e tutto. E poi comincio, quando mi vanno a mungere, portano il latte e io comincio a fare. Ieri sera e metà stamattina, due tipi diversi. Cioè, sto rompendo la cagliata, la faccio più fine possibile, che si separa bene dal caglio, per 10 minuti, un quarto d'ora così. Ci vuole il muscolo, lì dipende un po' dalla muscola. Questo raccolgo la toma che si è depositata al fondo della caldera. E questa si deposita giù e io riesco a raccoglierla. Adesso devo di nuovo romperla. Prima l'ho rotta con le sbattioira e invece questa la rompo a mano. Separa meglio ancora. Adesso è la fase della fasciatura. Sta prendendo forma adesso. Questo negozio inizia nell'88 e da subito ho cercato di valorizzare molto i prodotti del territorio. E il principale prodotto è il salame di Turgia, che conoscono in tanti. Il salame di Turgia è un salame fatto con carne di vacche, di bestie adulte che abbiano almeno partorito una volta. All'impasto si aggiunge un 30% di pancetta di maiale, sale, pepe, spezie, noce moscata, vino rosso ed è il salame più buono del mondo. La peculiarità di questo salame sta nel fatto che è un salame da spalmare e quindi una volta non potendoli conservare la carne che non c'erano i frigoriferi, insaccavano tutto e cercavano di mangiarne il più possibile fresco.
Secondo me è dato da questo fatto qui, perché comunque il salame di Turgia è un salame che va mangiato fresco, poi la stagionatura è venuta dopo, insomma ci si è abituati dopo a mangiare il salame di Turgia stagionato, però il vero salame di Turgia va fatto, asciugato un paio di giorni e consumato. Io sono qua, sono in una frazione un pochino più in basso, in frazione Cresto, e poi dall'88 ho aperto la macelleria qui e sono sempre stato qui da allora, sono quasi 30 anni, sono 29 anni per la precisione. Ho avuto dei maestri molto validi, molto in gamba, adesso sono già ultra ottantenni, comunque ho appreso da loro l'arte del fare salame di Turgia ed è stato c'è la base della mia attività, insomma.